Attenzione, attenzione, il Liverpool ci offre 56 milioni per Wissam Ben Yedder. Ben Yedder! Vado a cercare Bellini che si lancia e poi gira! Pellegrini! Un gol pazzesco! Pazzesco di Pellegrini! Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, benvenuti in questo secondo episodio della seconda stagione, il 19° totale, se non ricordo male, ho l'Alzheimer, lo sapete, ma credo di ricordar bene. Innanzitutto come state? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, io sono carichissimo perché ci siamo lasciati un po' così alla fine dello scorso episodio con Ben Yedder che non segna. Con noi, in particolare me, molto preoccupato, però poi ho letto molti commenti saggi da parte vostra e la maggior parte dei commenti, perché ce n'era anche qualcuno che mi diceva vendi, non si può più vedere, ha fatto il tempo suo, tutto vero, però i commenti più saggi sono stati non venderlo. È chiaro che se ti arriva un'offerta da 120 milioni, vendilo, però non venderlo. Magari se vuoi tutelarti, prendi un altro attaccante, ma dopo i 50 gol dell'anno scorso, concedigli anche un po' di relax, tra virgolette, e comunque fallo giocare perché il precampionato non è la stagione. Vero è che l'anno scorso, già nel precampionato, ci aveva fatto capire che tipo di stagione avrebbe fatto, però quest'anno, anche se dovesse segnare 20 gol anziché 50, schifo non ci farebbe. Ma, visto che la prima partita è completamente ininfluente per la classifica del girone perché siamo già fuori, e parlo di precampionato, è quella contro il Tottenham, io provo titolare Dylan Wenzel-Holz, che abbiamo comprato nello scorso episodio dal Brisbane Roar, e quindi dall'A-League, campionato australiano. Detto questo, spostiamoci di là perché ci è arrivata un'offerta dal Newcastle per Keita Balde, che noi non vogliamo, vogliamo anzi vendere, era il nostro obiettivo, e 17 milioni e mezzo non ci farebbero schifissimo. Tra l'altro abbiamo appena venduto a Eid Benasser e accettato di vendere questi due, ma non ci è ancora arrivato chiaramente l'avviso di cessione definitiva. Potremmo accettare, così come alzarla un pochino. Io vi ricordo che sono sempre in live anche sulla piattaforma Viola e che con la chat, insomma, sono pieno di consigli che mi vengono dati. Seguitemi, link in descrizione. E in questo caso il consiglio è quello di trattare. Proviamo a rilanciare a 20 milioni. Loro alzano a 17,9, quindi vogliono insistere. Vedete che 20 milioni ci può stare. In questo caso non alzo più di 20 e io insisto sui 20. Insisto sui 20 ancora una volta. Poi se mi dicono che è la loro ultima offerta, scendo un pochino. Vediamo un po'. Ragazzi, ho chiesto 20 milioni. Ho chiesto 20 milioni, non 200. Ma va bene. Senza che ti incazzi, caro mio, però, perché voglio dire, io prima di qualsiasi cosa, di pensare ad attaccanti, fare calciomercato, voglio giocare contro il Tottenham, voglio provare Wenzel-Holz e farmi qualche idea. Disasi. Martins di sponda ma senza precisione. Bergwijn dentro da Kane, errore che di solito paghiamo sempre. Tottenham vuole approfittarne con Dele Alli che porta avanti gli Spurs. Detto, fatto. Perdiamo palla su costruzione, ci puniscono. È un gioco che conosciamo, quest'anno funziona sempre così, quindi non possiamo chiaramente prendercela con FIFA, ma con noi stessi, perché sbagliando non impariamo. Sta andando adesso il 7. Tottenham che si apre, quindi può correre Henry Onyekuru verso la porta. In mezzo Wenzel-Holz, Onyekuru la mette! Ha sbagliato completamente il tocco, completamente. E finisce qui. Finisce con la vittoria del Tottenham per 1-0, chiude addirittura 0 punti nel girone il Monaco, però ovviamente sappiamo che gli avversari come il Tottenham sono avversari forti, si può perdere, si può crescere, anzi si deve crescere. Oggi ho visto una squadra in crescita, mi è piaciuto Wenzel-Holz, mi sono piaciuti molti, altri ancora non pronti, però c'è tempo. Ho voluto intanto creare anche un altro modulo, perché effettivamente il 4-2-3-1 visto nel precampionato non mi ha convinto tantissimo, al di là dei giocatori che devono ancora crescere. Il modulo lo conoscete bene perché nelle nostre carriere lo abbiamo visto spesso ed è questo qui, 4-2-2-2 con l'attacco a 2 soprattutto, la variazione è quella lì. Pellegrini, Ben Yedder, così che ci sia più spazio per Wenzel-Holz anche volendo, che a me, torno a ripetere, è piaciuto. E adesso dobbiamo capire un altro attaccante. Intanto io punterei anche su un altro centrocampista.
magari in uscita Fofana, in entrata per esempio McKenny. In chat qui me lo stanno consigliando in tanti. Abbiamo aggiunto un po' di gente al Lub Mercato, come vedete. C'è sempre questo Cholis greco, che però non mi ha del tutto convinto, nonostante i tanti consigli da parte vostra. Per l'attacco, visto che adesso abbiamo anche questo nuovo modulo, ovvero il 4-2-2-2, mi piacerebbe tanto, come preferenza assoluta, ve lo dico già, Borja Mayoral assieme a Ben Yedder, con Pellegri e il buon Wenzel Hulls, che possono subentrare. Ken me lo consigliate in tanti, ma l'abbiamo preso anche l'anno scorso, quindi eviterei. Per quanto riguarda il centrocampo, vi ho detto, a me piace Veretout, però mi avete fatto notare che magari è molto simile a McTominay per caratteristiche, e quindi si potrebbe andare su Weston McKennie. Partiamo con questi due colpi, partirei proprio da Mayoral, perché in questo momento l'attaccante è quello che ci prende di più, è come abbiamo chiuso lo scorso episodio, ed è come vogliamo aprire questo. Quest'uomo dovrebbe essere Paolo Fonseca, secondo FIFA. Va benissimo. Allora, offerta per il cartellino o scambio giocatori? Perché noi potremmo proporre alla Roma anche uno scambio con Keita Balde. Proviamoci, perché Keita vale 17,5. Sì, ma vogliono un conguaglio di 14 milioni più il 10% del prezzo del cartellino nel caso di rivendita. Allora, noi non cederemo Mayoral, quindi possiamo anche lasciargli questo 10%. 14 milioni sono pochissimi, effettivamente, in confronto a quanto ha di clausola lui. E accettiamo. Accettiamo tranquillamente, tanto non era elevatissima. La Roma accetta la cessione di Borja Mayoral. Adesso trattiamo con il calciatore. Vorrebbe un ruolo per il turnover, va bene, anche perché nel mio immaginario c'è di farlo giocare di più. Però magari poi non è pronto e quindi turnover va bene, non si lamenta. 45 a settimana, si parla di bonus. Allora, controfferta, rimuovi bonus, modifica stipendio. Qui possiamo anche lasciare così. Possiamo anche lasciare così, vediamo un po', avanza offerta. Quindi senza bonus. Non era esattamente la cifra che volevate, ma passato remoto di masticare. Borja Mayoral è un nuovo calciatore del Monaco. E adesso pensiamo a McKennie, al centrocampista che vorrei scambiare con Fofana. Semplicemente un upgrade, perché secondo me le caratteristiche sono anche simili. Quindi avanza offerta e vediamo quanto vogliono loro. Ma che cazzo? Ma io ho semplicemente proposto uno scambio. Tu a quel punto dovresti rispondermi. Sì, ci interessa Fofana. O no, non ci interessa Fofana, ma comunque vogliamo un conguaglio. Tacci tua. Perché reagisci in questo modo? Comunque, così è andata e quindi riproveremo tra qualche settimana per Weston McKennie. Momentaneamente lo togliamo dalla lista. Offerta per Ben Yedder. Attenzione! Attenzione! Il Liverpool ci offre 56 milioni per Wissam Ben Yedder. Atletico Madrid 55 milioni per Gelson Martins e il Chelsea 34 per Onyekuru. Niente, ci vogliono smontare. Ragazzi, 56 milioni per Ben Yedder. Partiamo da qua. Possiamo rilanciare. Possiamo rilanciare. Controfferta a 100. Perché è 100 quello che ci ha dato Ben Yedder l'anno scorso. Il 100% di se stesso. Il doppio dei gol che ha fatto. Tratta. Non hanno però rifiutato in modo brutto. Ci offrirebbero 64. Controfferta 80. Aumentano a 70. Aumentano a 70. Ci stanno offrendo 70 milioni e noi facciamo controfferta. No, no, ho sbagliato. A 75. O 75 o Ben Yedder resta qua. Ben Yedder resta qua. Sono sceso. Non volevo vendere a meno di 100. Avevo accettato gli 80, avevo accettato i 75.
a meno di questa cifra, Ben Yedder non si muove dal Principato. Detto questo, andiamo avanti. Fabregas accettiamo tranquillamente. Per quanto riguarda Gelson Martins e Onyekuru, adesso vediamo. Allora, Martins ha fatto una buona stagione. Potrebbe essere un po' il Marez di quel Liverpool, di quell'Eister che vinse. Onyekuru, secondo me, è più importante rispetto a Martins, anche più giovane. È vero che soprattutto nel nuovo modulo danno un sacco di spinta. Però vi ripeto, francamente, per me Onyekuru è incedibile. Proprio perché sposta troppo. Sposta troppo, me ne sono accorto l'anno scorso, quindi rifiuto. Ma Gelson, io sparo alto. Gelson, io sparo 80 milioni. Perché è ovvio che se ci danno 80 milioni, intanto secondo me abbiamo le caratteristiche, anche in squadra, perché ci sono i vari Verschkaren e Salemakers che crescendo possono giocare in quel ruolo lì. El Shaarawy a destra anche può giocare. Quindi non siamo messi così male. E poi abbiamo 80 milioni più quelli che già abbiamo per insomma, per fare qualcosa. 58 più il 10% che te lo dà in faccia proprio. Qua te lo dai dritto sul naso il 10%. Rifiuta. Non ci sono i margini. Resta qui Gelson. Simeone si saluta. Quando vai via si saluta. Dici ok, arrivederci, mi dispiace, non mi ho trovato l'accordo. Non è che alzi i tacchi e te ne vai. Perché se ti incontri in Europa League quest'anno ti faccio male, è una promessa. E adesso ci prova l'Arsenal. Sapete che facciamo? Visto che l'offerta arriva il 30 luglio e il 31 c'è la Supercoppa con il Paris, io aspetto a rispondere all'Arsenal. Prima giochiamo la Supercoppa contro il Paris e poi ci pensiamo, a prescindere dal fatto che chiederemo comunque tanto. È il primo appuntamento ufficiale della nuova stagione, è la Supercoppa di Francia e ancora una volta Monaco di fronte a Paris Saint-Germain. L'ultima volta a sorridere siamo stati noi, era la finale di Coppa di Francia, accanto a me c'era Rudy Zlatan che oggi invece ci sta supportando da casa, e soprattutto era il termine di una stagione all'interno della quale avevamo costruito certezze, una di nome di Sam Ben Yedder. Le stesse certezze, compresa quella che vi ho citato, che adesso improvvisamente non abbiamo più. E quindi ci serve questa partita per capire realmente a che livello siamo, cosa ci manca e chi ci manca. Così in campo il Monaco con il nuovo modulo 4-2-2-2, Majoral accanto al capitano. C'è un'offerta dell'Arsenal in sospeso. Questa partita dirà molto per il suo futuro. Per il resto, Florentino confermato con McTominay a centrocampo, confermata anche la nuova difesa titolare con Barrec e Quadrato sulle corsie, Ayer e Disasi al centro. Vediamo come risponde il Paris Saint-Germain. Così il Paris, con nuovi arrivi, oltre che cessioni, abbiamo visto nel mercato che Ken è un nuovo giocatore dell'Everton, ma c'è Ilicic, oltre a Mbappé, con Icardi e Di Maria a completare il quartetto, c'è Goretzka, ci sono tanti giocatori forti, Dagba, con Mendy sulle corsie dietro, Marquinhos al centro, davanti a Keylor Navas, insomma è comunque un grande Paris Saint-Germain. Sarà difficilissima questa partita con Neymar che parte dalla panchina e quindi sarà una soluzione in più. Ma ora è tutto pronto. Ora si sta per partire. Ora si fa sul serio. Si comincia! Occhio a Di Maria che vuole triangolare con Icardi e si chiude il triangolo. Barrega lo rincorre, Di Maria sterza e offre a Mauro Icardi, nuovamente in verticale. Mbappé con in rovesciata, trova Icardi, zona tiro, Disasi gli cancella i sogni di gloria per la seconda volta. E poi come esce bene il Monaco. Ok, Ilicic che non è ancora entrato in partita ma può entrare da un momento all'altro, come il Paris con tutti i suoi uomini. Icardi apre per Di Maria che solo in area, Barrega salva le Comte e salva il Monaco. Non è finita, Goretzka, zona tiro, va sul destro, Goretzka affonda, passa, calcia le Comte e poi Quadrado non benissimo, palla ancora dentro sulle Comte. Ma che assedio del Paris, che insiste, Verratti, Mendy, Florentino lo prova a chiudere, ancora Verratti che insiste, affonda, torna sul destro, scarica Ayer verso Ben Yedder, si salva il Monaco che vuole ripartire con la palla verticale verso Majoral che forse è andato su Umtiti, si mette con il corpo Umtiti e salva tutto. Ora Ben Yedder con gli spazi che ci sono centralmente, la palla è per Majoral e poi McTominay che si inserisce, vuole richiudere il triangolo, va da Ben Yedder che si iscrive alla nuova stagione solo quando le partite contano. 1-0 Monaco e la firma, ditela voi perché è sempre la stessa, è la risposta che cercavamo.
quella più importante ai soldi che ci offre l'Arsenal e che ci ha offerto il Liverpool. Cancelliamolo il precampionato, Wissam. Questo sei tu. Stava arrivando Majoral, ma Wissam gli ha detto no. Vado io su quel pallone. Vado io su quel pallone. Perché devo scrivere ancora la storia. Devo rispondere alle critiche. Mendy. Dobbiamo attenderli e ripartire. Per ora l'abbiamo fatto bene, rischiando anche molto. Palla centrale, Mbappé! Fa 1-1. La qualità del Paris Saint-Germain. Tornano subito sul livello del mare. Florentino attaccato subito. Martins sponda su Ben Yedder. Chiude il triangolo, gioca bene il Monaco. È un'altra squadra rispetto alla pre-season. Corre Martins, entra in area. Calcia! E fa 2-1! Torna avanti il Monaco! Con Gelson Martins! Ma quanto spettacolo contro il Paris! 2-1! Icardi, Ben Yedder subito. Scambia con Majoral, vuole andare. Majoral arriva ancora dentro, Ben Yedder lo serve. Anche assistman, occhio a Borca in area. Majoral, Keylor Navas. Poi Gelson la rimette. E forse era meglio accontentarsi del corner. Ma siamo partiti meglio noi anche in questo secondo tempo. Uno contro uno con McTominay, saltato. Poi il tocco per Ilicic che ce l'ha sul sinistro. Lascia ancora Mbappé, si libera dentro. Lecomte, occhio che arriva Ilicic. Lecomte, calcio d'angolo. Ancora Florentino a mordere le caviglie. Verratti passa in qualche modo fino in fondo. Solite finte. Assist Ayer. E poi ancora Ayer. Ancora Ayer. Miracolo doppio. E contropiede Monaco con Majoral che può mandare Ben Yedder. Altissimo il pari. E Ben Yedder può portarla avanti con la testa. Torna Marquinhos. C'è anche dentro Niekuru. Navas. Neymar a sinistra. Dentro Mbappé, la palla ancora verso Verratti, si ostacola con Mbappé, ma ce l'hanno sempre loro. Occhio a Kylian, dentro, ed è 2-2. 2-2, ha pareggiato Icardi al 73esimo, con la palla che è rimasta lì. Rimorchio ottimo su McTominay, ragioniamo. Barreca, vai Shaarawy a sinistra, dentro Ben Yedder, arrivano anche i rinforzi. Occhio al faraone che sterza, poi crossa verso Ben Yedder, Navas! In calcio d'angolo, è caldo e come il capitano, altro che cessione. E i regolamentari finiscono qui, in parità, come in finale di Coppa di Francia, con meno gol, esattamente 2 in meno per squadra. Calci di rigore, calci di rigore, diretti. L'ultima volta abbiamo vinto noi ai rigori. E io avevo messo Ben Yedder quinto. Poi non riuscì neanche a tirare. Perché ci fece cantare le comp. Oggi lo rimetto quinto. E vediamo che succede. Andiamo. È pronto McTominay. Rete! Perfetto McTominay! Neymar, rincorsa lunghissima e rete anche di Neymar che aveva sbagliato in finale di Coppa l'anno scorso. Spiazza anche lui Navas, perfetti noi. Segna Di Maria. Gol! Mbappé, serve una risposta di Lecomte. Fuori! Ha preso il palo Mbappé! Ha preso il palo Mbappé, quadrato per andare a più 2. Mamma che rigore, mamma che rigore. Adesso deve segnare sé, vediamo se ci fa cantare ancora le compt, altrimenti c'è Wissam. Jesse Rodriguez al centro della porta. Ma adesso tocca a Wissam Ben Yedder. La para Navas. Gol di Verratti. La para Navas.
Tocca a Dyer. La para Navas, mangola questo pallone. Non possono graziarci sempre. Ha vinto il pari. This is football. A volte ridi, a volte piangi. E come disse un saggio di Zlatan dopo una finale persa, sono le sconfitte che ti fanno apprezzare molto di più le vittorie. Guardiamoli. Guardiamoli esultare, perché è quello che abbiamo fatto noi l'ultima volta. La cosa che mi dispiace francamente è che l'abbiamo persa in modo davvero, davvero maledetto. Perché ha sbagliato Ben Yedder. Perché ha sbagliato Ben Yedder il rigore che invece poteva consegnarcela questa coppa. Però dopo una partita così, parlare di cessione di Ben Yedder è fuori luogo. È fuori luogo perché ha sbagliato Ben Yedder come ha sbagliato Ayer, come ha sbagliato Pellegri. Ben Yedder sbaglia il rigore decisivo, ma ci porta anche lui ai calci di rigore, segnando un gol nei regolamentari, quello che sblocca la sfida, facendo una grande partita. E quindi io non do la colpa a Wissam, ma sarebbe, torno a ripetere, fuori luogo. Perché come basta poco? La partita l'ha giocata benissimo. Poi basta quel rigore. Perché se Wissam segna quel rigore, siamo noi ad esultare, ancora una volta con lui, col capitano che alza la coppa. Adesso ci resta soltanto una cosa da fare. Soltanto una. Rifiuta. Lo spettacolo continua.